Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video dove andremo a fare le analisi e a comunicare tutti quanti i risultati della seconda serata di WrestleMania 36. Partiamo dal kick-off dove a sorpresa in un match di durata abbastanza breve Liv Morgan ha sconfitto Natalia. Onestamente non riesco a comprendere come mai abbiano deciso di far vincere Liv Morgan. Che non ci sia magari un piccolo push in vista per lei, non lo so, secondo me no. Secondo me hanno voluto darle un piccolo WrestleMania moment e stop, finito lì. Quindi non mi ci voglio soffermare oltre. Passiamo alla card principale che parte subito col botto. Charlotte Flair vince il titolo femminile di NXT sconfiggendo Rhea Ripley in un match durato 20 minuti e 30 secondi, quindi un match molto longevo. Per larghi tratti un po' mi ha annoiato perché c'erano molti punti dove il match era fatto di fasi abbastanza statiche, sapete, insomma, il match con Charlotte Flair, quando sono quei momenti in cui deve stare sempre a fare l'indebolimento alle gambe, sempre mosse mai ripetute, in modo ossessivo, tutto quanto, però poi il match alla fine si è un po' sbloccato, e alla fine è andato sempre di più verso il meglio, verso la fine. Che dire, Charlotte Flair vince il titolo di NXT, si trasferisce nel roster giallo, che dire, aggiunge un nuovo titolo alla sua bacheca. Io sinceramente avrei preferito che conservasse la cintura a Rhea Ripley, perché comunque il suo regno era ancora all'inizio e secondo me per far sì che si potesse inserire bene tra un annetto o due annetti nel roster principale magari sarebbe stato giusto avere una vittoria importante contro Charlotte Flair per avere anche uno status molto imponente ad NXT. Però vabbè, è andata così, comunque è un match che tutto sommato è stato buono. Poi passiamo al match tra Aleister Black e Bobby Lashley, durata media diciamo. Io da questo match, che è stato messo così giusto per tenere i due atleti occupati per dargli un WrestleMania moment, mi aspettavo una porcheria di match, invece no, è stato un match abbastanza carino, abbastanza frizzante, che ci ha comunque raccontato qualcosa, perché Aleister Black ha sconfitto Bobby Lashley per colpa di Lana, perché Bobby Lashley stava per effettuare la sua Dominator per concludere il match su Aleister Black. Lana però ha stoppato tutto invitando il marito a concludere il match con la Spear, mossa che si è rivelata fallimentare perché Aleister Black ha respinto la Spear con la sua Black Mass. Quindi Lashley ha perso per colpa di Lana, quindi un match interessante anche in chiave narrativa, perché potrebbe esserci qualche sviluppo nelle prossime puntate, nelle prossime settimane, quindi sicuramente già a Raw vedremo qualcosina, che ci sia un matrimonio in frantumi in vista, una lite in vista, è probabile, staremo a vedere. Poi passiamo a un altro match che onestamente all'inizio ho sottovalutato molto, Otis contro Dolph Ziggler. Anche questo match, che è stato messo così, giusto per riempire la card, pensavo sarebbe stata una porcheria lo stesso. Invece mi ha stupito perché è un match che ha avuto una durata più o meno medio-breve, però è stato bello frizzantello perché anche questo match ci ha raccontato molto. Dolph Ziggler si è presentato con Sonya Deville, che ormai è in rotta di collisione con Mindy Rose. Che dire, un match carino, ripeto. Alla fine Otis riesce a vincere grazie all'intromissione di Mandy Rose, che rifila un pugno nelle parti basse a Dolph Ziggler mentre l'arbitro era distratto. Otis vince e se ne va via portandosi in braccio Mandy Rose, e i due si sono anche baciati, quindi che dire, si sono messi insieme, quindi un match carino, interessante, simpatico, con un finale che anche in questo caso, come nel match tra Aleister Black e Lashley, ci racconta qualcosa a livello di narrazione e mette già le basi, ecco, per un futuro interessante in chiave storyline. Vediamo un pochino come si evolverà la situazione. Poi passiamo al last man standing match tra Edge e Randy Orton. Questo è stato il match più lungo di tutta la card intera di WrestleMania, sia prima che seconda parte.
lunghissimo, è durato 36 minuti e 35 secondi. Edge ha sconfitto Randy Orton, questo match qua veramente è stato bellissimo, stratosferico, perché abbiamo visto di tutto, abbiamo visto tutto quanto, dal ring alla zona bordo ring, al backstage, la zona della palestra, la zona dei parcheggi, magazzini, abbiamo visto tutto. E poi il match si è svolto con una eccessiva calma e lentezza che ci ha fatto godere ogni singolo pugno, ogni singolo calcio e ogni singolo ambiente dove i due si sono azzuffati, perché è stato veramente un qualcosa di epico. Abbiamo fatto proprio un giro turistico completo del Performance Center, ci siamo goduti una battaglia veramente incredibile. Che dire, Edge riesce a chiudere la rivalità con Randy Orton, non so se questo è stato il match di ritiro per Edge, però comunque lo abbiamo visto in uno stato di forma buono, diciamo, non dico eccellente, però diciamo discreto. Che dire, battere Randy Orton, veramente match molto bello, sono rimasto davvero tanto contento. Poi, titoli di coppia di Raw in palio, in un match molto breve, gli Street Profits, ovvero Angelo Dawkins e Montez Ford, hanno sconfitto il tag team improvvisato, perché non doveva essere questo il tag team previsto, Austin Theory e Angel Garza, accompagnati da Zelina Vega. Street Profits che vincono il match, conservano le cinture, match abbastanza frizzante, breve, però si è passati diciamo subito al sodo. A fine match i due cattivi, ovvero Theory e Garza, hanno assalito gli Street Profits, in particolar modo Montez Ford, con Zelina Vega che addirittura gli ha sferrato un super kick in faccia. Dopodiché è arrivata Bianca Belair, moglie di Montez Ford, a soccorrerlo, ha messo al tappeto Zelina Vega e ha festeggiato con Ford e Dawkins, facendo capire in modo palese che ormai lei è parte integrante del roster principale, in particolar modo è una nuova lottatrice di Raw. Quindi se Charlotte Flair è passata ad NXT, Bianca Belair sale a Raw, quindi veramente c'è tanta carne al fuoco adesso per la divisione femminile, perché abbiamo Shayna Baszler che sicuramente reclamerà una rivincita contro Becky Lynch, poi abbiamo come possibile outsider Bianca Belair, il prossimo pay per view ve lo dico già da adesso, l'hanno annunciato stasera, è Money in the Bank, domenica 10 maggio, quindi ragazzi c'è davvero tanta bella roba in vista. Poi passiamo al Fatal 5 Way Elimination Match per il titolo femminile di SmackDown, durato molto, una ventina di minuti circa, dove Bayley è riuscita a conservare con successo la cintura sconfiggendo tutte le rivali, Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks e Tamina. In questo match abbiamo... Allora, questo match è stato lo stesso molto bellino. Di meglio non si poteva fare, perché diciamo che insomma tutte le contendenti si sono comportate egregiamente, tutte indistintamente. Questo match ci ha dato qualcosa di interessante, non solo dal punto di vista del lottato, ma anche qua in chiave storyline, perché abbiamo visto Sasha Banks eliminata per colpa di un equivoco, di un inizio di bisticcio con Bayley. Sasha che però alla fine aiuta Bayley a vincere in finale contro Lacey Evans. Poi Sasha festeggia assieme a Bayley, però Sasha che getta ogni tanto qualche occhiata di nascosto con la coda dell'occhio alla cintura. Quindi sicuramente Sasha tradirà Bayley nelle prossime settimane e quindi potrebbe ambire al titolo femminile di SmackDown. Poi passiamo al Firefly Funhouse Match tra The Fiend, Bray Wyatt e John Cena. Questo match non posso giudicarlo perché non è stato un vero e proprio match. Vi invito a vederlo sul WWE Network perché è un qualcosa di particolare, è un qualcosa di lontanamente simile al match di ieri tra l'Undertaker e AJ Styles, solo che
questo di oggi di match aveva pochissimo, quasi nulla. Era quasi tutta roba, diciamo, a sfondo cinematografico o da serie TV. Abbiamo avuto John Cena catapultato, diciamo, nel mondo virtuale, in sostanza, un mondo che non esiste, che è quello di Bray Wyatt, dove John Cena si è ritrovato in varie scene, si è ritrovato travestito da quando era alle origini al suo debutto con Kurt Angle, poi si era trovato vestito da rapper, poi si era ritrovato vestito da membro del New World Order, e poi si è ritrovato vestito da John Cena, ha avuto a che fare con The Fiend Bray Wyatt, che lo ha soffocato con la Mandible Claw. E nel mentre poi si vedeva Bray Wyatt che contava lo schienamento di The Fiend su John Cena. Quindi, diciamo, non è stato un match vero e proprio, è stato, diciamo, come vedere una sorta di episodio di una serie TV, un cortometraggio, un piccolo film, diciamo. Quindi non è giudicabile come match, è durato molto questo segmento, però devo dire, tutto sommato, a me è piaciuto, mi ha comunque intrattenuto, mi ha saputo divertire. Poi passiamo al main event per il titolo WWE, il campione in carica Brock Lesnar contro lo sfidante Drew McIntyre. Drew McIntyre ha sconfitto Brock Lesnar in un match molto breve, un pochino sulla scia di Goldberg vs Strowman di ieri. Con la differenza che però questo match ha avuto qualche mossa in più, un po' di varietà in più, non è stato fatto con solo due mosse, abbiamo avuto varie five, varie claymore, alla fine Drew McIntyre riesce a trionfare, vince finalmente il suo primo titolo assoluto di campione WWE mondiale dei pesi massimi, quindi Drew McIntyre nuovo campione a Raw, a SmackDown, Braun Strowman nuovo campione, diciamo che finisce l'era degli squash match. Inizia di nuovo l'era dei lottatori full time con match normali, cinture sempre presenti nelle puntate di pay per view, quindi staremo un pochino a vedere perché sicuramente cercheranno di sfruttare bene un pochino tutto quanto il roster, ecco, adesso. Diciamo, poi un'altra cosa da annoverare, me l'ho dimenticato di dirlo ieri, che Mojo Rawley aveva vinto il titolo 24/7, che però oggi ha riperso per mano del suo amico, nonché presentatore di WrestleMania, Gronkowski. Che dire, questa WrestleMania, per fare un bilancio generale, allora, la serata di ieri, come avete già visto nel mio video di analisi e risultati, non mi è piaciuta, l'ho bocciata, l'ho ritenuta insufficiente. Quella di oggi invece la ritengo molto buona. E facendo un bilancio in generale, mescolando sia la prima che la seconda serata, facendo una media, io direi che secondo me un voto tra un 6,5 e un 7 ci può stare, non andiamo oltre, siamo sopra la sufficienza, è più che sufficiente. Diciamo, è stata buona come WrestleMania, non dico eccellente, non dico bellissima, non dico bella, è stata buona, più che sufficiente. Quindi è stata accettabile e di buon livello, discreta, però molto al di sotto di tantissime altre WrestleMania, però ripeto, sopra la sufficienza, comunque, seppur di poco, ci siamo. Questo lo volevo chiarire. Mi ha saputo divertire. Molti match hanno avuto dei risultati un po' strani, che non mi sono piaciuti, da pay-per-view di transizione. Altri match, invece, hanno regalato davvero tante emozioni e soprattutto tanti contenuti ricchi in chiave storyline che ci invitano a seguire con maggiore interesse le prossime puntate, perché nonostante tutto ciò che sta accadendo attualmente nel mondo, la WWE sta continuando, non si ferma, prosegue, ha appunto annunciato, ve lo ripeto, Money in the Bank per il 10 di maggio, quindi si continua, hanno annunciato anche le puntate di Raw SmackDown di questa settimana, continueranno, quindi staremo a vedere un pochino come si evolveranno le storyline. Quindi, che dire, il video termina qua, quindi questa WrestleMania
poco più che sufficiente, buona, mi è piaciuta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo, se siete contro, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, ovviamente sempre con educazione. Vi ringrazio tantissimo per aver visto così in tanti il video di ieri di analisi risultati da prima parte, veramente grazie di cuore, perché ve lo giuro, non mi aspettavo una valanga di commenti, poi c'erano tanti dislike, tantissimi like, una marea di commenti, una cascionata di visualizzazioni. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, quest'anno ad agosto farò 2 anni da quando ho aperto il canale, però mi ritengo comunque un canale piccolino, quindi vedere numeri del genere a me è piaciuto, sono stato davvero contento, quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno partecipato, sia in positivo che in negativo, quindi vi invito a commentare e a spolliciare tantissimo, sia in positivo che in negativo, accetto qualunque critica purché fatta sempre con educazione, con correttezza, in modo costruttivo. Veramente, grazie mille a tutti voi che state aiutando il canale a crescere sempre di più, sia con le iscrizioni che con le visualizzazioni, e soprattutto chi commenta, ragazzi, perché stiamo creando una sorta di piccola community veramente fenomenale. Continuate sempre a commentare, fatemi sapere i vostri pareri, e poi vi ricordo sempre una cosa, rispondo sempre a tutti, non mi voglio dare arie, però ragazzi, molti youtuber non la fanno questa cosa, io rispondo sempre a tutti, nessuno escluso, anche sui miei profili social ufficiali, Instagram e Twitter, il volto del ring official, scritto tutto minuscolo e tutto attaccato, il volto del ring official, rispondo veramente a tutti, nessuno escluso, sia sui social, Instagram e Twitter, ma anche sul canale YouTube, rispondo a tutti, 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 perché io non dimentico mai da dove parto, perché sono partito da zero, non dimentico nessuno, anzi, io non voglio essere chiamato youtuber, io voglio essere un vostro amico, una persona che vi fa passare del bel tempo divertente, e quindi gli amici non devono essere glorificati perché magari vi rispondono a tutti e tutto quanto, no, non deve succedere questa cosa, io rispondo sempre a tutti perché io sono alla pari di voi, non sono né uno youtuber né chissà chi, consideratemi come se fossi un vostro conoscente, un vostro amico, rispondo a tutti perché sono un essere umano normale, non compro visualizzazioni, tutto a gratis, tutto quanto per voi, ci vediamo al prossimo video, ciao!